Buonasera, benvenuti al TG Nord dopo la pausa estiva. Sono ripresi oggi i lavori del Consiglio regionale Lombardo. In occasione della seduta odierna, la nostra Ilaria Tettamanti ha intervistato sulle tematiche della politica nazionale, sulle tematiche invece più strettamente regionali lombarde, il governatore Roberto Maroni. Andiamo a sentirlo. Come sapete, fra qualche giorno saranno presentate le candidature delle città italiane per l'assegnazione della città della cultura nel 2019. E ci sono due città lombarde, Bergamo e Mantova, che presenteranno la propria candidatura. A me interessa molto che vinca la Lombardia, una delle due, e per questo motivo ho organizzato un incontro oggi con i due sindaci e con i due presidenti di provincia per stabilire una sorta di solidarietà territoriale. Ciascuno presenterà il suo dossier e verrà fatta una short list e l'impegno che oggi io ho chiesto alle due città è quello di collaborare nel caso vinca una delle due. Quindi una giusta competizione territoriale, ma prima di tutto viene la possibilità che la Lombardia abbia questo prestigioso riconoscimento, una delle due città. I due sindaci e i due presidenti di provincia si sono detti d'accordo e quindi mi pare un passo significativo. Adesso aspettiamo nei prossimi mesi che il Ministero, il governo faccia la short list, vedremo che cosa succederà, però mi pare un passo importante che valorizza la regione e questo accordo che oggi si è prospettato è una cosa molto utile e positiva. Ecco, invece, scusi, mi viene spontaneo chiederle per quanto riguarda le Olimpiadi come commenta quello che ha detto Pisapia, ovvero ci metteremo d'accordo con Roma, quindi non competiamo. Non devo commentare quello che dicono gli altri. Comunque lei continuerà a proporre Milano? La proposta viene fatta dal sindaco. Io lo incontrerò a Pisapia dopodomani per un incontro già programmato e sosterrò l'utilità che Milano sia candidata. L'ha detto la Camera di Commercio di Monza, i vantaggi che avrebbe. Ma soprattutto abbiamo una prospettiva straordinaria che è quello di definire che cosa fare sulla piattaforma Expo per il dopo Expo. Questo appuntamento sarebbe un volano fortissimo per realizzare lì una cittadella olimpica dello sport in vista delle Olimpiadi. È il luogo ideale per farlo, è il luogo ideale e quindi penso che l'impegno del comune, della regione e anche del governo italiano debba essere finalizzato in questa direzione. Non è la guerra di Milano contro Roma o viceversa, è sfruttare una straordinaria opportunità che abbiamo per Expo, i 130, più di 130 paesi presenti, il lancio e soprattutto un'area da attrezzare già pronta per questa finalità, quindi è proprio l'occasione giusta per realizzare una struttura utile per la città, per la regione e per candidare quindi Milano. Questo dirò a Pisapia chiedendogli di sostenere questa proposta. E nel caso non ci sia una candidatura, come la vede la possibilità di compromesso di ospitare alcuni eventi dell'Olimpiade a Milano? Non lo so, non mi pare una buona soluzione. La soluzione migliore per me è Milano, città olimpica. Ci sono tutte le condizioni e spero davvero che si possa arrivare a questa soluzione. Deciderà il governo, non so quale governo deciderà, perché non so quanto durerà questo governo, ore forse. Ma lei crede veramente che oggi si arrivi al voto? Io penso di sì dalle informazioni che ho, perché mi pare che la situazione sia irrimediabilmente compromessa. È chiaro che per quanto mi riguarda, se cade il governo si deve andare a elezioni. Non si devono fare pasticci, Letta bis o cose del genere. Si deve ridare la parola al popolo sovrano e quindi nuove elezioni rapidamente. Ma si potrebbero ipotesi di proseguire con questo governo fino a una primavera?
Sì, ci sono tante ipotesi, però se sul piano politico oggi o domani o dopodomani si verifica questo fatto nuovo, che il PDL toglie sostegno al governo, beh, mi pare che non ci sia altra possibilità che di andare subito a nuove elezioni politiche anticipate. Ah certo, assolutamente sì. L'anno scorso, quest'anno si è votato a febbraio, quindi assolutamente sì. Un anno dopo le vecchie elezioni, quelle nuove. Anche col infatti italiano. Non è un problema, è un'opportunità il semestre italiano. Il semestre italiano, se si fanno le elezioni a febbraio, a marzo nasce il nuovo governo, che problema c'è? Ma comunque il voto sarebbe a febbraio, secondo me. Sì, non c'è nessunissimo problema. Sono discussioni che si fecero già tanti anni fa per evitare le elezioni quando ci fu il governo Dini, eccetera, eccetera, ma è un pretesto, quello del semestre. Si può fare tutto benissimo anche con le elezioni. Anzi. E se ci fossero le elezioni, la Lega la rifarà l'alleanza col PDL? Sì, vedremo quello che sarà. Intanto vediamo una cosa per volta, vediamo se il governo regge, se il PDL mantiene. Oggi ho sentito dichiarazioni bellicose di Renato Brunetta che dice se passa la mozione il governo cade. Immagino, conoscendo Brunetta, che non sia una voce dal sen fuggita, cioè che sia la posizione ufficiale del PDL, e mi pare che dall'altra parte il PD sia intenzionato a votare, e il voto in giunta è un voto palese, non è un voto segreto, quindi siamo arrivati al re dell'azione. Ma io ho parlato con Berlusconi, l'ho sentito molto amareggiato, gli ho espresso la mia personale solidarietà per questa vicenda e gli ho consigliato di trarre le conclusioni, evitando di fare la fine di Craxi, perché è questo che vogliono fargli fare, e quindi togliere sostegno al governo. È la decisione più logica e più coerente rispetto a quello che sta succedendo. Su fronte sicurezza ha creato molto sconcerto il fatto ieri di Chiuduno. I sindaci dicono che ormai non possono più fare controlli concreti. Un suo commento su questo? Sì, è stato un fatto tragico quello di ieri, la dottoressa, stiamo organizzando qualche cosa anche come regione per dare un riconoscimento a questo straordinario impegno di questa persona che ha fatto quello che non era obbligata a fare, ma l'ha fatto perché la sua cultura è la cultura dell'aiuto e del sostegno, è una cultura tipica della nostra gente. Ma al di là di questo, non solo quello, ma anche oggi c'è stata una rissa, e dimostra che le misure non sono sufficienti. Io avevo introdotto delle norme molto precise che davano ai sindaci il potere di controllare il proprio territorio. Queste norme sono state via via cancellate dal governo Monti, bisogna reintrodurle. Io come regione non ho una competenza diretta in questo settore, ma mi attiverò con il prefetto e con il Ministero dell'Interno perché ci sia un impegno forte per tutelare i nostri cittadini e per contrastare queste situazioni totalmente, assolutamente inaccettabili di violenza che mettono a rischio la convivenza e anche la vita dei cittadini onesti.